Mi ero svegliato alle primigi L'Oreal del mattino. Vabbè, già tu in Angopo, però. Avevo un colloquio di lavoro per Salmoiraghi e Viganò. Sì. Mi vesto di gran carrera. Ecco. E in 10 minuti ero già a fare colazione da Tiffany. Perché D&G era difficile. 10 minuti. Colazione da Tiffany. Hello Kitty. Hello. Un espresso. Aspetta, scusa. Hello Kitty. Hello Kitty. La porta suona così. Sì, quando... No, ce l'ho. Aspetta, ce l'ho. Ce l'ho. Vabbè, tu, eccolo qua. Esatto, okay. Hello Kitty. Un espresso, sì. E un bicchiere di acqua di Gio, per sì, favore. Va bene. Donatella, Versace, due gucci di latte. Max, Mara, quanto Max, pago no. Raban? Un euro? Ermenegildo, Zegna. Prendo la mia Fiat Pandora, sì. grom, brums. Quando è freddi ci metti in potta a partire. Giustamente. Me l'uso poco. Giustamente. E mi avvio. Ecco. Ma all'altezza di Piazza Italia, sì. Dove la strada. Famosissima Piazza Italia. C'è la rotonda. dove la strada fa una S lunga. Ah, quindi è dopo la rotonda. Dopo. Un moschino mi entra nel naso. Aia. E ce n'è. Jimmy Choo. Sì. Contemporaneamente un gattinoni, due tacchini e tre cavalli. Cavalli vivi, cioè, mi attraversano la prada. Sì. Sefora una ruota. Sì. E un camper che veniva da Valle Verde mi prende in pieno. Tun. Dal furgone vedo scendere tre bassetti. Aia. Uno era la rosa. No. È un altro marchio. La rosa. È il charro. È il charro. Lo potrei mettere, è vero. È il charro, allora, dal furgone vedo scendere tre bassetti. Sì. Sembravano bulgari, però. Ma erano trussardi. Ah, ecco. Uno con i capelli delonghi. Sì. Uno Richmond con gli occhi blu marine. Sì. E uno Calvin Klein. Erano i fratelli Jean-Paul e Gaultier. Ma appena scisseido dalla macchina, sì. Il boss dei tre, un certo Ugo Boss, chiaro, classico. Tutto pitta rosso in faccia, mi ferrè e mi tira su. Le ossa mi fanno crocs. Ho pensato, Celio, ora mi Amazon. E chi ci salva? Ci vorrebbe un salvatore. Ferragamo. Certo. Mango, faccio per riprendermi, che uno dei tre con un ferrone in mano voleva rompermi il sector nasale. Sì. Ragazzi, mi faccio la Cacharel addosso. Sì. Scritto Cacharel. Sì, giustamente. E dico, state Colmar, sì. Rilastil. Capisco i vostri motivi, ma Nintendo cosa volete fare? E poi comunque 3 versus 1 è un po' disigual. E lui comincia a urlare, Akiko, ma che Casio Fascis, ma non l'hai visto il GameStop? Boh, tra mio ho pensato, guess son matti, gli ha mai litigato con nessuno, scusate, ma le vostre ragioni stanno a Zara, e lui, te Zenis pure ragione, Azzaro è meglio che Televis, bello Swarovski, Nike abito, questo è difficile, Nike abito, che mo te metto Shimano addosso, certo. Asics. Bata, che chiamo la police, perché si vede che siete drogati, ma che diesel, lui Puma. Ma no sigarette, erbolario. Aia. E quest'altro pippa cocca, sicuro. Comunque facciamo le Cartier e amici come Primex. Ecco. Ma quando inizia a bestemmiare e nomina pure Christian Dior e Yves Saint Laurent, non ci ho visto più. Credetemi, a uno l'ho appiccicato al muro come un P4. A un altro gli ho spezzato il Collistar. E al terzo gli ho morellato due paciotti sugli Oakley che ancora legge in braille. E poi gli ho detto, Alelli Kelly, è stata una pessima Ikea a sfidarmi, perché io in balestra sono cintura nero Giardini e di adora in poi, visto che siamo intimissimi e ti voglio Benetton, ricordati che se fai troppo il Durex, prima o poi trovi quello che ti fa un guru così. Bravo. Sono un uomo di marca.